carburatore. Prima, subito così. È l'eccellenza nel mondo, in questo caso, del carburatore, era ed è dell'Orto. Ecco perché ho voluto fare questa puntata dedicata a tutto ciò. Intanto, per avvicinarci e dare il benvenuto ad Andrea Dell'Orto, che saluto e ringrazio, che è vicepresidente di Dell'Orto, appunto, a cui do il benvenuto. Ciao Andrea. Grazie ecco, a voi. Ciao Andrea. Ti chiedo come stai? Bene, molto bene. Ecco, ti chiedo scusa perché noi oggi parliamo di questa che immagino sia ovviamente una passione di famiglia. Noi un po' più giovani, quando si poteva illegalmente, lo abbiamo già detto, adesso siamo tutti in prescrizione, però amavamo customizzare il motorino, un po' come tutti, no? Abbiamo avuto questa passione che però è il prodotto d'eccellenza da anni di Dell'Orto, che poi ha avuto un'evoluzione fantastica, e questa evoluzione, ti lancio un assist, viene raccontata in questi giorni a Milano, perché dal 23 al 25 di novembre c'è proprio un evento per celebrare il passato, il presente e il futuro di Dell'Orto, corretto? Corretto, e per fortuna tanti ragazzi hanno cambiato carburatore per far andare più forti i motorini. Questa è stata la nostra fortuna. Esatto. Però quello, se vuoi, era eccellenza, ma è il passato. Sì, okay? Cioè, erano i bei tempi. Forse tutti appunto accostano Dell'Orto al carburatore, ma è invece vero. Il presente e il futuro dove si andrà? Sì, in questo caso noi faremo a partire da oggi 3 giorni di eventi in una location molto bella in Brera, dove vogliamo andare a raccontare non solo la nostra storia, che sono 88 anni di storia, ma andare un po' oltre quelli che sono i prodotti, quindi dire cos'è Dell'Orto oggi, cos'è stata in passato, cosa c'è dietro, quindi passione, tradizione, innovazione, tutta la parte di design e tecnologia, e lo vogliamo raccontare in un contesto nel cuore di Milano, anche in modo un po' artistico e culturale, perché il made in Italy delle aziende è anche questo. E possiamo dire, anche spoilerare, che ci saremo anche io e Daniele Battaglia. No, noi... perché hai detto prima te? Cioè, scusami. Beh, ci sarai anche tu, sì. Però vabbè, ci sarò anche io. Andrea, scusami, cioè, adesso andiamo tutti e due insieme. Smetto i panni, ma cioè, perché mettere sempre davanti il proprio ego? Sì, Diletta, ci sarei anche tu. Ma ho detto anche te, ti ho citato, ti ho nominato. No, ma l'hai detto con, come dire, con questo gesto che hai fatto. Scusa, ci sarò Andrea, anche io. Sempre così, ci sarò anche Daniele. Io e tu. Ha fatto così. E giovedì, quando arriveremo noi, che cosa ci sarà durante l'evento? Come sarà strutturata la giornata di giovedì? A che cosa assisteremo? Beh, allora, di giorno è aperta al pubblico, quindi dalle 10.30 alle 17.30, e poi la sera sarà una serata inviti in cui ripresenteremo il prodotto, e una parte di persone anche aperta al pubblico, quindi abbiamo un certo numero di persone che risponderanno, che hanno risposto ai nostri post, le abbiamo selezionate e avranno la possibilità di venire a quella serata. La serata è molto bella perché avremo anche 12 installazioni, perché ci sono 12 quadri che raccontano un po' presente, passato e futuro di Dell'Orto, e quei 12 quadri diventeranno poi il nostro calendario del 2022, quindi tutti quelli che verranno avranno la possibilità di avere anche questo calendario. Che bello, sì, quando la tecnologia diventa veramente un'opera d'arte, cioè lo è un'opera d'arte, però in questo modo lo si celebra come se fosse un'esposizione artistica di prodotti che si possono ammirare e capire non solo gli aspetti tecnici fondamentali, ma proprio quello che c'è dietro per far capire perché è diventata un'opera d'arte. Comunque, ed è affascinante. Dani, hai presentato benissimo Andrea. Sì. Però non hai detto tutto quello che fa, per favore, puoi presentarlo bene e leggere ogni singolo dettaglio. Allora, perché non è solo vicepresidente di Dell'Orto. Allora, vicepresidente esecutivo, direttore commerciale e marketing chairman Dell'Orto India PVT LTD, classe 1969, laurea in ingegneria gestionale, coniugato con 2 figli e la passione per lo sport. Da gennaio 2020 è presidente vicario di sede della Onlus Cancro Primo Aiuto. Ok, ecco. Basta, direi. Se va avanti così abbiamo bisogno di 7 trasmissioni. È un piacere averti avuto. Ovviamente ricordiamo, nel cuore di Milano, in zona Brera, c'è l'evento di Dell'Orto Living More Than Product. Ovviamente noi ci saremo, ma se volete anche voi potete andare. Ci sarà Diletta. E ci sarà Diletta e Coso. Grazie Andrea per essere stato qui con noi. Grazie mille, davvero. Andrea, ci vediamo giovedì.